Bene, tocchiamo un argomento che non abbiamo ancora toccato, le emissioni. Serve, è utile annullare la valvola EGR o non lo è? Io vi dirò i pro e i contro e i miti. La decisione poi la prendete voi. Io non sono qui per fare per moralismo, per appoggiare l'ecologia o per criticarla. Io parlo solo dell'aspetto tecnico. Dunque, noi abbiamo un pistone che viaggia in un cilindro e ha una valvola di entrata e una valvola di uscita. Lo spazio che c'è in questi pezzi è la cilindrata del motore, cioè del pistone, quanto esso può contenere. Noi per riempire questo immettiamo aria che viene misurata dal FAP, immettiamo la quantità di carburante necessaria in base alla quantità di aria che abbiamo immesso a creare il rapporto squizzometrico perfetto o quasi, e la valvola EGR immette una parte di gas di scarico raffreddati. Questi gas di scarico sono inermi, sono poveri di ossigeno, quindi non partecipano alla combustione, per cui in pratica riducano la cilindrata del motore. Quando avviene questo però? Questo avviene quando noi non abbiamo bisogno di tutta la potenza del motore. La valvola EGR è regolata e comandata anche lei dalla centralina. Quindi, se io viaggio con una macchina da 200 cavalli in modo da impiegarne 50, la valvola EGR funziona, mi immette la sua parte di gas di scarico, io avrò meno aria pulita, meno ossigeno e quindi la giusta quantità di carburante. Se io affondo il gas e richiedo tutti i 200 cavalli del motore, la valvola EGR automaticamente si disattiva e entra solo aria pulita. Questo è come funzionano. La valvola EGR è sporca? Ma io vi dico che quando si progetta una macchina non siamo così ignoranti o così sprovveduti. La valvola EGR raffredda i gas di scarico, cioè tutto l'insieme di carbone, di metalli pesanti che il gas di scarico contiene all'inizio, alla fine rimane nella valvola EGR stessa per raffreddamento, per condensa, si attacca alle pareti della valvola EGR. E comunque non contamina niente, perché va, tutto questo avviene prima del filtro antiparticolato e prima del catalizzatore. Quindi alla fine della fiera, quando andrà a uscire, non saranno né più né meno che i suoi stessi gas di scarico. Il motore ricircola gas di scarico anche senza bisogno della valvola EGR. Nei motori moderni, e questo molti pochi di voi lo sanno,
si calcola un certo ritardo di chiusura della valvola di scarico in modo che parte dei gas di scarico rimangano nel pistone, nel cilindro. Per ammortizzare un pochino la combustione. Quindi, comunque, la macchina, anche senza la EGR, ricicla gas di scarico in modo automatico. Questa operazione, alla stessa maniera, viene annullata quando noi richiediamo tutta la potenza. In definitiva noi abbiamo una valvola che aiuta a creare un meno miscela spirometrica, quindi a utilizzare la macchina come se fosse di una cilindrata minore, quando questo non serve, e questa è la maniera in cui aiuta a inquinare meno. Perché con la valvola EGR noi abbiamo ridotto la cilindrata del motore, quindi abbiamo ridotto la percentuale di aria e carburante. A questo punto abbiamo ridotto anche la produzione di nuovi gas di scarico. La valvola EGR non aumenta i consumi, anzi, abbiamo appena detto che riduce la quantità di carburante che immettiamo quando questo non è necessario. La valvola EGR è uno strumento di regolazione per la centralina, per regolare la combustione del motore. La valvola EGR ha una vita sua, anche lei dura un periodo di tempo limitato, quindi e spesso costa anche molto poco, all'incirca quanto un cambio di pasticche dei freni, quindi è assurdo non cambiarla quando è il momento. Per lo più nelle macchine prima del 2018 non veniva, si passava il collaudo e si passa il collaudo con la valvola EGR chiusa. Nelle macchine dal 2018 in poi no, perché cambiando la normativa si applicano altri controlli che non ce lo permettano. Io non voglio essere troppo specifico perché poi dopo divento noioso e lo comprendo, però la valvola EGR di oggi non ha niente a che vedere con le valvole GR di 30 anni fa dei diesel, e quindi non aiuta in nessuna maniera il motore a essere più pulito, anzi gli permette di innalzare a volte troppo le temperature, per cui io personalmente non la smonterei. Benché le macchine che uso io sono a benzina, e quindi sono a benzina e poi sono macchine, motori di 30 anni fa, e quindi non hanno la valvola EGR, però io non opterei per levarla. Il prossimo stadio sarà il filtro antiparticolato, ma per questo faremo un video a parte. Volevo approfittare del fatto che questo video è abbastanza corto per rispondere a una domanda che mi è stata fatta. Le batterie al litio. Molti usano camperizzare le macchine e si comprano il loro pannellino solare, la loro batteria al litio, il caricatore, il regolatore di carica. Ora, tutto bene, però bisogna conoscere quello che usiamo. Intanto bisogna fare una distinzione fra batterie al litio e batterie agli ioni di litio. Le batterie al litio, quelle meno costose e quindi quelle più usate,
sono batterie che non è vero che siano esenti da pericoli. Intanto sono composte da almeno quattro gruppi di celle. Le celle sono di tipo cilindrico, prismatico o a sacchetto. A sacchetto sono come quelle che si usano in tanti cellulari. Le celle hanno un sistema di diagnostica loro, le batterie hanno un sistema di diagnostico loro e danno un sistema di ventilazione che non è lì solo per raffreddare la batteria, ma il sistema di ventilazione è perché in caso di malfunzionamento o surriscaldamento la batteria andrà a emettere dei vapori acidi. Dei vapori acidi che sono molto tossici. Quindi, se voi la osservate, vedrete che lateralmente ha delle fessure di refrigerazione. Quindi questa batteria non la potete mettere nello stesso spazio in cui dormite, se non lo isolate e lo fate comunicare con l'esterno. Vale a dire, la batteria deve essere raffreddata, deve avere accesso all'aria pulita e voi non dovete respirare l'aria di raffreddamento della batteria e non dovete metterla in posizione che non sia la posizione retta, perché per motivi di spazio le batterie agli ioni di litio le possiamo mettere sdraiate, le batterie al litio no, specialmente se metterle sdraiate significa andare a ostruire le fessure di raffreddamento. Questo tanto per dare un'idea. Naturalmente non si possono mai collegare direttamente all'alternatore della macchina, perché l'alternatore ha una carica brutale che le batterie al piombo la sopportano, o comunque le batterie tradizionali la sopportano, ma le batterie al litio no. Le batterie al litio hanno uno strumento informatico che ne regola la ricarica, si dice in quattro fasi, ma semplicemente sono quattro algoritmi matematici di carica. E attenzione, perché hanno voltaggi che vanno dai 400 volts in su. Si può arrivare anche nel caso delle batterie per automozione, si può arrivare addirittura a 800 volts di tensione, quindi sono tensioni pericolose. Ecco perché io dico sempre attenzione. E sì, possono incendiarsi, possono danneggiarsi, possono emettere gas di scarico. Quindi, quando si fa un impianto del genere, se non si ha le conoscenze per farlo, bisogna rivolgersi a uno che lo sappia fare. E che lo sappia fare in sicurezza. Con questo rispondo al discorso. Prima si usavano le batterie a scarica lenta e anche in quel caso io consigliavo di metterle fuori, però le batterie a scarica lenta, un parallelatore e due batterie insieme si potevano anche mettere, ora non è più così, ora cambiano molto le cose, quindi bisogna avere una conoscenza dell'elettronica necessaria a fare un impianto e a gestirlo, in modo che questo possa ricaricarsi dalle batterie, dall'alternatore, dai pannelli solari, dalla rete esterna. Non è tutto così ovvio e scontato. La tecnologia è impegnativa. La tecnologia è più progredisce
e più è impegnativa, cioè più richiede conoscenza. Le persone che fanno le cose in maniera semplicistica commettono degli errori che, come diceva Shakespeare, anche gli angeli piangono, perché purtroppo commettono degli errori inverosimili. Questo vale per chi leva il filtro antiparticolato, vale per la valvola EGR, vale per gli impianti delle batterie. Bisogna conoscere bene l'argomento, e se non lo si conosce bisogna avere l'umiltà di rivolgersi a chi lo conosce, perché naturalmente se partiamo dal presupposto che non vogliamo esporci a rischi e non vogliamo fare un danno, perché se uno è disposto a rischiare e a fare danni, beh, allora non c'è bisogno né che si rivolga a nessuno, non c'è bisogno nemmeno che ascolti me, perché tanto, voglio dire, è facile farli. Beh, credo di aver esaurito l'argomento e per oggi è tutto.